Amici di 5 Reali City Web TV, benvenuti al campo comunale di Ordona, dove sta per avere inizio la 14ª giornata del campionato di promozione, la penultima del girone di andata, un derby molto importante per entrambe le formazioni, per la Polisportiva Sporting Ordona, che insegue la zona alta della classifica, e per il San Marco, che deve rimediare alla sconfitta di domenica scorsa in casa contro il Real City. Formazioni in campo per il fischio di avvio. Partiti. Pallone che sarà messo teso in mezzo, attenzione, qui il pallone che arriva tra le braccia di Sportelli, che fa sua sfera, poi fermata, prova a ripartire San Marco, la pressione è altissima, la conclusione da parte di Ferrantino, pallone alto di promozione assieme a Gigi La Salandra, 9 reti per entrambi, attenzione qui Coco, la conclusione parata da parte di Stango. Pepe ancora scambia il pallone con Balletta, anzi con Piscopo, poi ancora di introno, cerca nuovamente Piscopo, attenzione qui il tiro di Piscopo, con Montemorra, ancora Balletta che cerca nuovamente l'inserimento, qui la conclusione da parte di Balletta, pallone nuovamente all'aria, poi Balletta, la conclusione, pallone dalle parti di Piscopo, attenzione Piscopo, ancora il cross, attenzione, pallone in mezzo, poi c'è la spinta, chiedono il calcio di rigore dalla panchina, non è così per il direttore di gara. Piscopo è pronto a battere il pallone in mezzo, attenzione, la deviazione, gol! Gol siglato da Fabrizio Mascia, Capitan Mascia porta in vantaggio lo Sporting Ordona. 1-0 meritatissimo per lo Sporting Ordona, che sta davvero giocando una buona partita. Con D'Introno che mette giù la sfera, poi riesce a controllarla ancora con Balletta. D'Introno, la girata, il pallone alto. Direzione di gara finora. Attenzione, addirittura viene espulso Mister Zito. Espulso Zito. E non sappiamo neanche il motivo, perché non ci sono state grosse proteste da parte di Mister Zito. Espulso quindi il tecnico della formazione rossa. Ancora il giovanissimo calciatore foggiano, poi viene chiuso, attenzione con il rimpallo, favorisce Piscopo, attenzione Piscopo, la conclusione, gran parata da parte di Sportelli e Mister Zito, conclusione, attenzione, pallone fuori, ammonito, attenzione, è rosso, adesso arriva il cartellino rosso nei confronti di Cagnetta, intercetta e attenzione, attenzione, attenzione. Si accendono gli animi, è volato forse un ceffone ai danni di Mascia, richiamo l'attenzione per l'episodio e il giallo sia per Gualano che per Mascia. Montemorra, il cross, attenzione, pallone in mezzo, il secondo gol dello Sporting, ancora con Maurizio Piscopo, 2-0, secondo gol consecutivo per Maurizio Piscopo, 2-0 Sporting. Siamo ormai e finisce qui il primo tempo, 2-0 per lo Sporting, meritatamente in vantaggio. CF Informatica, vendita ed assistenza di computer e smartphone. CF Informatica permuta il tuo vecchio PC e il tuo smartphone. CF Informatica effettua anche recupero dati cancellati e creazioni siti web. CF Informatica è centro autorizzato Aria, 3, TIM, Telecom, Vodafone e Linkem. CF Informatica è anche vendita cartucce e toner per stampanti, per ufficio e privati. CF Informatica è centro installazione e impianti di videosorveglianza e impianti di illuminazione a LED. CF Informatica è in via Lanza ad Ortanova, telefono 085 79 13 17. CF Informatica, la soluzione tecnologica alle tue esigenze. Poi Piscopo, Piscopo toccato, si gioca un po' il calcio di punizione, attenzione, con il giallo rifilato a Ianzano. Qui ancora Coco, Coco contrastato da De Leo, ammonito anche De Leo, se ne è battuto il pallone in mezzo, messo giù, attenzione, doppio giallo per Mascia, che rimane espulso Mascia, 10. Calcio di punizione, Giovanni Stango sul pallone, il gioco dall'altra parte per Pepe. Pepe, il pallone che finisce fuori. A recuperare il pallone in zona d'attacco De Rosa, prova a mettere questo pallone in mezzo per Balletta. Esce il numero 9 Coco dentro Ramunno, scorsa stagione. Quindi Nardella
che fa l'ingresso in campo per De Cesare, che era rimasto a terra poco fa. Riparte la manovra della Sporting Ordona con Piscopo, pallone in mezzo, ancora Fabio Dintrono, la conclusione di Dintrono, Ganica in avanti, il cross in mezzo, la girata, il pallone alto, 23 minuti dall'inizio della ripresa, conclusione, gol, è entrato il pallone, è entrato il pallone, tanto le proteste, Dintrono prova a tenerla, ancora Dintrono, la conclusione, parata di fuori all'ali, dentro il giovanissimo Russo. Scopo, cerca proprio Russo, nuovo entrato in campo ed è proprio lui che potrebbe insistere su questo pallone, recupera il pallone, bravo Russo. Russo prova ad entrare subito in partita. Pallone in mezzo dall'altra parte per Piscopo. Piscopo ancora, la conclusione. Buono, attenzione. Dintrono è solo. Dintrono è solo, prova ad entrare in aria. Ancora Dintrono. Conclusione! Al servizio della squadra. Fabio Dintrono. La sostituzione con Michele Ciccone. Tutto per tutto. Attenzione qui alla conclusione dalla distanza da parte di Gualano, Stango attento, fa salire i suoi, Ciccone appoggia dalle parti di Piscopo, Piscopo prova la conclusione, pallone alto, cross in mezzo, attenzione, colpo di testa, Ciccone, Ciccone prova il colpo ad incrociare, superati 4 minuti e arriva il triplice fischio arbitrale, Sporting Ordona che batte 2-1 il San Marco. Bella questa situazione in cui tutte e due le squadre vanno a ringraziare i propri sostenitori. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Giovanni Stango, è arrivata la vittoria, quest'oggi il debutto qui in casa per te, sei ritornato a vestire la maglia rosso-blu. Sì, oggi è stata una vittoria importante con una grande squadra che ha dimostrato di essere il San Marco, ci ha messo in difficoltà, poi sul fatto del mio ritorno, la volontà del mister, dei ragazzi e soprattutto la mia ha fatto che sono tornato dove stavo l'anno scorso. Ecco, una Sporting che adesso si inserisce nella lotta playoff in maniera autoritaria. Sì, sì, la squadra è una grande squadra, abbiamo un ottimo mister, un presidente che ci sostiene sempre e ci sta sempre dietro. Poi con tutti gli amici ci la metteremo tutta per arrivare ai playoff, poi quello che arriverà prenderemo. Ecco, sull'episodio del gol avete protestato, forse il pallone non è entrato? Non lo so, senta, io con il sole forte negli occhi non ho visto, io l'ho solo presa, poi la palla è ritornata in campo. Non lo so, l'arbitro l'ho visto un po' indeciso insieme a Guardalene, poi dalle proteste anche della squadra avversaria l'arbitro ha detto che era gol. Comunque va bene così, importante aver vinto. Sarà un bel testa a testa con i tuoi ex compagni di squadra della Real City? Sì, loro fanno il loro campionato come stanno facendo, un ottimo campionato con una grande voglia di far bene, soprattutto che sono una neopromossa, poi ci hanno persone dietro che sanno lavorare bene. Noi ci metteremo tutto insieme al mister, ai giocatori e al presidente per arrivare a un obiettivo importante. Okay. Il capitano, hai sbloccato la partita, gran partita, poi un po' di nervosismo ha rischiato di complicare i piani. Sì, diciamo che abbiamo cominciato bene, poi ci siamo un po' innervositi, però l'importante è stata portarla a casa. Primo tempo grande prestazione, secondo tempo un po' meno, però di carattere l'abbiamo portata a casa, bene così. Ecco, anche gli under stanno facendo davvero un buon campionato, si stanno riscattando un inizio di stagione difficile anche per loro. Sì, sì, oggi hanno fatto tutti una grande partita, soprattutto Antonio Alari, ha esordito anche un ragazzo della Juniores, Raffaele Russo, la strada è quella dei giovani e noi ci stiamo adeguando.
Ecco, a proposito di giovani, tu sei il trascinatore, il capitano della Sporting, ma anche l'allenatore della Juniores, che è prima in classifica, una bella soddisfazione. Un grande orgoglio personale, ma il merito soprattutto dei miei ragazzi che mi seguono, siamo in 25 e tutti remiamo dalla stessa parte. Un progetto nato quest'estate, con grandi sacrifici lo stiamo portando avanti e i risultati ci stanno premiando. Ecco, ci sono nuovi calciatori che potrebbero esordire anche prima squadra? Sì, oggi, come dicevo prima, Russo ha fatto il suo esordio, ci sono 3 o 4 ragazzi pronti e con la mentalità giusta soprattutto. Una mentalità che può portare alla vittoria del campionato juniores? Non lo so, è ancora presto, ci sono squadre sicuramente più blasonate e attrezzate come Cerignola, come Vieste, però noi il nostro sogno lo stiamo coronando. Ecco, a proposito di Cerignola, per quanto riguarda la prima squadra, domenica prossima trasferta difficilissima al Monterisi. È difficile, l'ultima partita del girone d'andata, speriamo di far bene anche se contro una corazzata, però non abbiamo nulla da perdere, andiamo lì e vediamo che succede. Ok, grazie. Mister Zito, una vittoria importante, una bellissima prestazione, poi un po' di nervosismo ha complicato la partita. Sì, una buona prestazione considerando l'emergenza con cui abbiamo affrontato questa partita, perché avevamo 2 squalificati. Abbiamo recuperato in extremis Mascia e Ferrantino, che non si sono potuti allenare tutta la settimana per problemi muscolari. E veramente devo fare un plauso a tutti, perché veramente hanno dato tutto quello che avevano. E penso che si è visto pure, perché negli ultimi 20 minuti eravamo proprio stanchi, perché avevamo dato tanto. Però ben venga il risultato, primo tempo bene, potevamo approfittare di qualche loro situazione un po' che ci avrebbe fatto comodo per quanto riguarda l'aspetto realizzativo. Però sono contento, ripeto, innanzitutto per il risultato, poi perché comunque è maturato contro una buona squadra ed è venuto dopo una settimana, ripeto, dove ho fatto la conta stamattina per mettere insieme una squadra, perché anche alla fine con l'espulsione di Mascia in mezzo al campo ho fatto giocare Balletta Mediano, che lui è un giocatore offensivo, perché non avevo altre soluzioni, insomma eravamo un po' in emergenza e nonostante questo aspetto qua comunque i ragazzi hanno fatto una buona prestazione. Ripeto, alla fine gli ultimi 15 minuti, 20 minuti un po' stanchi perché eravamo sulle gambe, che avevamo dato tanto, abbiamo giocato giovedì, domenica, insomma. Però bene, 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 ripeto, bene, contento per i ragazzi perché se lo meritano. E poi ripeto, stiamo facendo cose gregge. Ecco, Alario De Leo in gol a Bitritto e oggi altra grandissima prestazione. Sì, Antonio ma tutti, non mi piace fare nomi, perché comunque veramente hanno fatto tutti una buona prestazione. De Leo è under, Alario è under, comunque. Anche da loro, anzi più di da loro voglio un contributo, perché comunque hanno come si dice, una bella gioventù e quindi sono contento, ma non solo per il discorso degli under, di Alari e di De Leo, sono contento perché tutta la squadra ha fatto una buona prestazione. Ecco, un calendario adesso che a partire dalla trasferta a Cerignola vedrà affrontare praticamente tutte le formazioni che stanno lottando per i playoff, quindi un momento importante della stagione. Sì, un momento importante, mo ci abbiamo per quanto riguarda il campionato la partita di Cerignola, poi abbiamo la sosta dove dobbiamo cercare di recuperare un po' di energie fisiche e nervose, perché comunque in questo periodo, ripeto, giocando domenica, giovedì, con qualche indisponibilità, vedi squalifiche, infortuni, insomma non è semplice. Però domenica abbiamo l'ultima che chiude il girone d'andata e poi abbiamo una settimana per ricaricare un po' le batterie e cercheremo di fare un lavoro che ci possa consentire di riprendere poi il campionato il giorno di ritorno con il giusto piglio. Ecco, in Coppa invece è arrivato un risultato inatteso, il giudice sportivo che ha rivisto il risultato del campo, 3-0 a tavolino. Sì, abbiamo questa possibilità della Coppa al momento e non va sottovalutata, però ripeto, adesso godiamoci questi 3 punti sofferti e meritati e poi da martedì cominciamo a pensare un po' a tutto il resto. Per quanto riguarda il mercato? il mercato è arrivato Giovanni Stango, stiamo cercando qualche altro giocatore, ma dal primo giorno che sono arrivato tutti quanti mi chiedevano no, mercato, sentivo gente che diceva cose riguardo a questo gruppo, che situazioni dove bisogna mandare a casa 6 o 7 persone, bisogna rivoluzionare tutto, bisogna fare. Io sinceramente, da quanto sono avvenuto, ho trovato un buon gruppo, ottimi ragazzi, brave persone, grande disponibilità.
E quindi non vedo la necessità per cui bisognava e bisogna stravolgere il tutto. E al mercato ti ho sempre detto, Luca, che comunque io sono contento del gruppo e penso, ripeto, che non arriverà nessuno. Mi dispiace per chi pensa che magari faremo mercato e quant'altro, però penso che il gruppo ormai è questo, io sono contento dei ragazzi e ripeto, si stanno guadagnando il rispetto mio, ma non solo mio, anche degli addetti ai lavori, quindi sono contento e penso che comunque tu hai aperto l'argomento per quanto riguarda il mercato, penso che non arriverà nessuno, se non qualche ante per completare la rosa più che altro, però ripeto, va bene così. Dobbiamo fare anche i complimenti a Mister Mascia per i risultati della Juniores. Sì, vabbè, Fabrizio è uno appassionato, è uno che è malato di calcio e poi le cose che fa le fa sempre col piglio giusto, con l'attenzione giusta, con la preparazione giusta, perché comunque crede in quello che fa, sia per quanto riguarda la prima squadra ma anche per quanto riguarda il lavoro con i ragazzi. È una cosa che a lui piace e gli auguro di raccogliere le migliori fortune, insomma.